20 i rossoblu convocati per la gara di questa sera. Bindi, Velez, Abruzzese, Calil, Colomba, Maiello, Ligi, Terigi, Correa, Migliore, Gabionetta, Sansone, Mazzotta, Caccavallo, Loviso, Tedeschi, Galardo, Eramo, De Giorgio e Djuric. Una rosa ristretta questa volta a disposizione di Menichini, costretto per le assenze di Florenzi e Pettinari in nazionale e per gli infortuni di Vintò e Ciano a convocare per la prima volta Colomba, che potrebbe andare anche in panchina. Scelte forzate dunque per il tecnico, che per l'assenza di quattro pedine fondamentali dovrà far ricorso alla voglia di rivincita di coloro che scenderanno in campo. Pensare al Bari però non dal punto di vista psicologico, perché loro stanno attraversando un periodo finanziario disastroso, però probabilmente avranno lo stesso impegno che hanno profuso contro il Livorno. Sì, sì, perché poi la squadra chiaramente si isola da quelle che sono le questioni societarie, e quindi, anzi, loro sanno che attraverso i risultati sportivi del campo possono anche averne beneficiare di un assestamento della società, perché ci può essere altri soci, altra gente, altri imprenditori che hanno interesse a entrare. Quindi se fanno risultati e c'è entusiasmo, questo per i giocatori è sempre un vantaggio. Quindi noi non possiamo aspettarci nessun tipo di sconto, ma dobbiamo giocare quello che è la nostra gara, il nostro modo di affrontare le partite e di cercare di fare una grande prestazione. Le stavamo discutendo di questo con De Giorgio, ci vorrebbe il Crotone degli ultimi 10-15 minuti che abbiamo visto con il Vicenza, con la volontà e la grinta e la determinazione di raggiungere il risultato. Sì, sì, c'è stato un finale di partita importante dove la squadra non ci stava a perdere, dove voleva fare un risultato positivo per la classifica e per sfatare questo tabù che vedeva il Vicenza sempre vittorioso nelle ultime 6-7 gare, non mi ricordo. E quindi niente, c'è stata questa volontà, questa voglia di fare e siamo riusciti a ottenere un buon pareggio. È chiaro che però dobbiamo migliorare, dobbiamo cercare di commettere meno errori. Non voglio chiederti niente, Belez ci sarà, non ci saranno Florenzi e Pettinari però, no? Belez è convocato e... Voglio che martedì, sì, con la sua nazionale. È a disposizione per questa partita di mercoledì e poi non c'è invece domenica. Però non ci saranno Pettinari e Florenzi. Pettinari, Florenzi, Ristoschi sono convocati con le rispettive nazionali. Non ci sono, insomma, però metteremo altre persone motivate, pronte a dare battaglia e a combattere, come nel nostro spirito. Sì, sicuramente. Il Bari rappresenta, secondo te, una chiave di volta per il nostro cammino? Tutte le partite sono chiavi di volta, perché ogni partita sono partite importanti, vanno affrontate con la massima concentrazione e determinazione, quindi domenica è una partita importante, ma non è che poi la prossima non è importante, poi arriverà il Gubbio, poi c'è l'Albino Lef, sono tutte importanti fino a che non tagli il traguardo, e poi sono importanti ancora perché dopo ti poni altri obiettivi, non è che vai in vacanza. Ti prego non fraintendermi, siamo nelle condizioni mentali di venire fuori da questa, non pericolosa, assolutamente no, precaria posizione di classifica? Ma c'è la voglia, avete visto anche con il Vicenza, la squadra non molla, la squadra lotta, la squadra ha convinzione, la squadra ha voglia di ribaltare questo momento negativo sotto il profilo dei risultati e quindi vuole far bene. Non è una squadra che non ha motivazioni molle. O molle, capito? Però è chiaro che abbiamo pregi, difetti, è stato commesso degli errori, in particolar modo sui gol, e cercheremo di stare più attenti tutti quanti. Poi il Crotone, 5 minuti dopo, riceve il pallone Sansone, il tiro, il 2-2, incredibile quello che sta accadendo.